il gioco di ruolo dal vivo, abbreviato in GRV, in inglese LARP, Live Action Role Playing, è una forma di gioco di ruolo in cui i partecipanti interpretano fisicamente i personaggi con il proprio agire, rappresentando le situazioni fittizie nello spazio reale che li circonda. È cosa comune, per accentuare l'immedesimazione all'interno del gioco, l'uso di costumi, di un equipaggiamento e di scenografia a tema con l'ambientazione del gioco, sia esso storico o di pura fantasia. Si può considerare un'attività ludica di forma teatrale, anche se più che di recitazione dovremmo parlare di improvvisazione, in quanto non c'è un vero e proprio copione da seguire. Ciao amici, io sono Zeriel e perché vi sto parlando di questo in un canale che parla prettamente di videogiochi? Prettamente di videogiochi, sì, beh, parla anche di altre cose un po' nerd, cioè non è che siamo qui proprio a fare i fiscali, eh. Perché nei lunghi mesi passati a lavorare sullo sviluppo del videogioco Insidia, e se non sapete di cosa sto parlando ho fatto una serie di 10 episodi, quindi andatevela a vedere, così ho avuto modo di lavorare a stretto contatto, per forza, con il game designer del gioco, un enigmatico personaggio che viene chiamato il Bardo e che nella vita privata realizza design non di videogiochi ma di LARP, appunto di giochi di ruolo dal vivo. Cioè, alla fine stiamo sempre parlando di game design, cioè se tu questo design lo declini a un gioco da tavola, un videogioco o un gioco di ruolo dal vivo, cioè alla fine il concetto rimane sempre lo stesso. In realtà è quel concetto che io sostengo lato artistico con il lavoro del 2D concept artist, perché quando noi progettiamo un'ambientazione, un mondo con i suoi personaggi, con le sue storie, con la sua vita, cioè questo mondo poi può essere declinato tranquillamente a un film live action, un film cartoon, un videogioco, un fumetto, un'opera teatrale, cioè il lavoro del concept artist rimane il medesimo, cioè a prescindere poi da dove lo si voglia declinare. Quindi bambini, quello che volevo insegnarvi è che non bisogna precludersi nulla dalla vita. Bene, pensiamo a un videogioco con una sua storia, dove tu interpreti un personaggio che si muove all'interno di un ambiente 3D e vive la sua avventura. Poi a seconda del videogioco questo personaggio potrà imparare delle abilità che gli serviranno per progredire nella sua avventura, o in altri videogiochi potrà addirittura fare delle scelte, scelte che cambieranno drasticamente il suo cammino e la sua storia. Bene, in un gioco di ruolo dal vivo tutto questo succede, ma nella realtà. Volevo parlarvi di questo argomento perché mi sono reso conto che questa realtà, quella dei giochi di ruolo dal vivo, è una realtà ancora molto di nicchia, molto chiusa, che ci entri quasi soltanto con il passaparola degli amici, e per me in realtà è stato così, perché sennò cor cazzo che entravo a fare ste cose. Allora, il mio primo approccio con questo mondo è stato nel 2000, chi cazzo se lo ricorda, precisamente ai tempi della mia prima Lucca Comics, che è stata più o meno 13 anni fa, e quindi sì, ora potete farvi il calcolo voi saputelli. Allora, io e i miei amichetti del liceo approdiamo per la prima volta in questa magica convention per le vie della cittadina antica, e tra le tante cose assurde che attirano la nostra attenzione troviamo questo gruppone di persone vestiti con abiti medievali che si legnano con delle spade di gomma. Cioè, mi rendo conto che così non renda benissimo l'idea, allora in realtà sono delle bellissime armi, anche con delle forme pazzesche, sono delle armi che hanno una base rigida e poi intorno sono costruite con questa specie di lattice, di gomma spray, cioè praticamente una lavorazione omologata che fa sì che quando ti picchi non ti fai male. E quindi da bravi ragazzini esaltati per ogni cacata che vedono a Lucca Comics, siamo subito corsi a fare la dimostrazione gratuita del GDR Live e ci hanno insegnato appunto a duellare con queste spade, che sembrava una grandissima figata, anche se poi in realtà il combattimento si riduceva nel dover urlare CHOP quando colpivi l'avversario. Penso CHOP derivi dal verbo tagliare, tritare, era un continuo urlare CHIP e CHOP che perdeva un po' di serietà, e poi quando tu colpivi uno gridando CHOP, quell'altro doveva ammettere di essere stato colpito, e quindi poi spesso si finiva no, t'ho colpito, no non è vero, l'ho schivato, no guarda che t'ho preso, cioè non lo so, mi sembrava che il design del gioco non è che fosse proprio perfetto. Quindi se a questo aggiungiamo che per farci l'armatura completa da lo cavaliero medievale ci andava via un loculo di soldi, cioè non loculo nel senso della tomba, lo culo, un culo di soldi, e diciamo che la via dei live l'abbiamo abbandonata prima ancora di iniziarla. Negli anni però in Italia, anche senza nostra presenza, la scena dei live si è evoluta particolarmente bene, e da meri combattimenti con le spade di gomma piuma, diciamo che i live sono stati arricchiti da trame sempre più complesse che li hanno portati a evolvere, facendoli diventare sempre più interpretativi in un certo senso, e addirittura anche le ambientazioni alla fine hanno iniziato a evolversi, non avevamo più soltanto le classiche ambientazioni fantasy medievali, ma abbiamo spaziato a qualunque cosa, da ambientazioni contemporanee, ambientazioni futuristiche, high tech, ambientazioni con gli zombie, che piacciono sempre ambientazioni con gli zombie. Quindi questi nuovi live sono molto più basati sull'improvvisazione, sull'interpretazione di un determinato personaggio, dove alla fine non giochi più per vincere o perdere, quindi alla fine chi se ne frega, t'ho colpito o non t'ho colpito, CHIP e CHOP, cioè alla fine tu giochi per vivere un'esperienza, per vivere una bella scena insieme a tutti gli altri giocatori. E quindi diciamo che appunto voglio iniziare questa serie
in cui di volta in volta vi racconterò i LARP a cui voglio partecipare. Ma non solo raccontarvi la mia esperienza all'interno del live, ma fare una vera e propria analisi da game designer, quale io non sono, ma mi lanto di essere, perché sennò nessuno ti prende in considerazione nella game industry italiana. Una sorta di scheda tecnica dei live a cui andrò a partecipare, arricchita ovviamente da aneddoti divertenti e quella frizzante ironia tipica del mio canale. Quindi vi annuncio già che nel prossimo video che uscirà su questo canale parleremo di Icarus, il live ambientato in una miniera nello spazio, un live a cui ho partecipato lo scorso anno e che è stato in effetti un'esperienza abbastanza particolare. Chi mi seguiva sui social già questo lo sapeva, perché appunto l'anno scorso ho pubblicato le foto di me con la tuta spaziale fuori dalla miniera. Quindi se non lo fate, seguitemi sui social, seguitemi su Instagram, su Twitter, sulla pagina Facebook e ovviamente iscrivetevi al canale YouTube. E nulla, non ho altro da aggiungere, e per salutarvi voglio mostrarvi una piccola anteprima di quello che sarà appunto l'argomento del prossimo video, quindi una piccola anteprima di quello che è stato Icarus. They said he